diretta la telecronaca del giro interno del Fercolo da Piazza Duomo sino a Piazza Cavour lungo via Etnea. Appuntamento venerdì 5 febbraio alle 17.15 per le strade di Catania con Sant'Agata su Telecna. Proprio innanzi al prospetto della cattedrale di Catania, a fianco c'è tra l'altro quella che è un po' una sorpresa, una piccola sorpresa di quest'anno, una scritta, vi anticipo qualcosa, che ricorda appunto l'inno dei catanesi nei due giorni di giro esterno ed interno della città della Santa Patrona. Tra poco la vedremo illuminarsi, la leggeremo insieme. I fuochi sono stati affidati quest'anno al gruppo Vaccalusso, mentre negli anni passati erano stati affidati ai Viola, che tradizionalmente appunto erano i fuochisti della festa di Sant'Agata. I Vaccalusso sono una famiglia, padre e cinque figli, lavorano tutti in questo settore e per il primo anno appunto approdano alla festa di Sant'Agata per volere del presidente del comitato dei festeggiamenti, Maina. È per loro una vera e propria prova del fuoco, sapete quanto i catanesi tengano a questo spettacolo pirotecnico, che è un appuntamento assolutamente insostituibile e che appunto insieme alla processione per l'offerta della cera, quella che si è svolta questa mattina con l'uscita dell'antica carrozza del Senato, dà il via ufficiale alla tre giorni in onore di Sant'Agata. Precedenti, più tempo si sta dedicando, a quanto pare, almeno in questa fase, ai giochi di fuoco, diciamo da terra, prima di passare a quelli che vedremo nel cielo sopra Piazza Duomo. Siamo ancora alle girandole, vedete che i colori predominanti, anche questa era un'anticipazione che era stata fatta per quanto riguarda i fuochi di quest'anno, i colori predominanti sono quelli che richiamano la bandiera italiana, il bianco, il rosso e il verde. Ecco adesso questa fontana di bianco. Folla calcata dietro le transenne che almeno nella parte proprio antistante a questa girandola è stata opportunamente allontanata dai vigili del fuoco, in quanto forse il raggio d'azione era stato calcolato come minore, ma è tutto comunque assolutamente sotto controllo. Ecco la sorpresa che vi dicevo, la scritta che in questo momento si infuoca, tutti devoti tutti, e il grido che si leva dai devoti col sacco che precedono, che seguono, che tirano con la loro forza il percolo di Sant'Agata, al grido appunto cittadini tutti, devoti tutti, viva Sant'Agata. Ed è la scritta che è stata posta proprio all'angolo della recinzione della cattedrale e che in questo momento, sempre in rosso e in verde, è stata illuminata. Eccoli dunque i primi fuochi in aria, quelli che appunto la gente attendeva, sono quelli che arrivano da Villetta Pacini, immediatamente attraversata Porta Uzzeda, che limita da un lato a sud verso il mare la Piazza Duomo.
altri partiranno poi dal giardino che costeggia la cattedrale. È un rosso-azzurro che arriva non a caso, sono i colori della città di Catania quelli che in questo momento dipingono il cielo sopra Piazza Duomo. Il rosso-azzurro tanto amato dai catanesi, vessillo della squadra di calcio del Catania. Intanto sullo sfondo c'è un aereo che passa, un aereo di linea. Durata solo tre quarti d'ora. Poi le fiamme hanno completamente distrutto l'obelisco di cera di 15 metri che secondo il programma avrebbe dovuto ardere sino a sabato mattina. Tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco, chiamati in fretta e furia quando gli organizzatori hanno visto che le fiamme hanno raggiunto quasi i 30 metri di altezza e la gente, non meno di 3.000 persone, si è allontanata a gambe levate. Sbigottiti gli ideatori, lo scultore Pomodoro, il sindaco Enzo Bianco, gli studenti dell'Accademia delle Belle Arti e i cittadini. Un po' meno gli avversari politici della Giunta Bianco, che avevano stigmatizzato a lungo e duramente sulla validità di un'iniziativa del genere, che aveva poco a che vedere con le tradizioni dei catanesi. Fatto sta che la causa è da ricercare nella progettazione, errata certo, che ha però mandato in fumo più di 100 milioni. E a causa del cero andato in fumo è cominciato con grande ritardo il previsto concerto delle rock band catanesi in piazza Carlo Alberto. Tutti i brani eseguiti sono stati ispirati alla vita e alle opere di Sant'Agata ed è stato il cantautore Mario Venuti a chiudere il concerto con un Laudamus dedicato alla Santuzza. Tutt'altra atmosfera invece in Piazza Duomo, poco dopo le 20, con l'ormai storica serata al 3, con gli inni in onore di Sant'Agata e i fuochi d'artificio spettacolari e i botti assordanti, in un tripudio di fede e soprattutto di folla, con 10.000 fedeli, idealmente stretti attorno all'Iociu, in grande spolvero per l'occasione.